festeggiamenti della Madonna del Buon Consiglio, la piccola comunità albanese di San Giacomo di Cerzeto ha accolto l'arcivescovo di Scutari, Monsignor Angelo Massafra. È stata per noi di Dampezze Web TV un'esperienza profondamente emozionante intervistare il Monsignor Massafra, che con grande benevolenza ci ha accolti ed ha accettato di rispondere alle nostre domande. Fare Marie, il pilota Zoti Metu, e Becuar Yemi de Gita Grata, de Becuar Shuti Barco de Jesus, Sheikhia Marie Nana Tenzot, Luto Bernem Catenor, Tasten Fil, Mortosor, Nastukioft. E io becofeta hugit vostetisem, ati e viri e spetiscent. Amen. Sono contento di questa opportunità che voi mi date proprio di presentare, di comunicare un po' la mia grande gioia di essere come vescovo la prima volta in questa comunità di San Giacomo in Cerzeto per poter celebrare insieme a voi la festa, la grande festa della nostra Madonna di Scutari e di Albania, anche di Cerzeto, del Buon Consiglio. Ed è, io sono, come tu hai detto, un frate francescano, Arbresh Tarantino, di San Marzano San Giuseppe, provincia di Taranto, uno dei paesi Arbresh del sud di Taranto, che è l'unico paese ora rimasto, ed è proprio la mia origine italo-albanese mi ha spinto ad andare poi in missione dopo l'ordinazione sacerdotale, dopo anche tante esperienze di missioni popolari, anche qui nella bella Calabria, come a Cosenza, a Catanzaro. Mi ricordo veramente con piacere queste esperienze di missione popolare tipiche dell'essere francescano. Quindi con gioia sono qui in mezzo a voi per comunicare che questa bella esperienza di comunione, per lodare la nostra Madonna del Buon Consiglio, che ha sempre consigliato gli albanesi come ogni uomo di buona volontà, perché questo non sarebbe la Vergine, la Madre di Gesù. Quindi lei ha già detto che tra i tanti punti la devozione alla Madonna del Buon Consiglio è anche il motivo della sua venuta qui a San Giacomo, proprio nel giorno della festa della Madonna del Buon Consiglio. Cosa le suscita questa esperienza e cosa porterà principalmente nel suo rientro in Albania? Continuando anche la risposta alla prima domanda, io sono andato in Albania proprio all'inizio della libertà religiosa. La prima mia visita è stata il 1 dicembre 91, immaginate, quando ho visto la mia cattedrale, ora mia cattedrale, ancora in rifacimento, da Palazzetto dello Sport, dove fu trasformato dal comunismo, in una cattedrale. Lasciai anche nella cattedrale in rifacimento il nostro furgone, proprio una cosa interessante, senza pensare come la provvidenza, diciamo, ci gioca di una persona che sta lì per caso per aiutare, e poi dopo deve essere vescovo di quella cattedrale. E poi sono lì tanti anni, sono ormai 18 anni che mi trovo in Albania, frate francescano, e poi nel 97 il Papa Giovanni Paolo II, è stato ora beato, mi ha consacrato vescovo a Roma. Ed è questa gioia di essere qui come vescovo della cattedrale, del santuario della Madonna di Scutari, che celebra in un paese così bello, appollaiato su queste belle montagne, tipiche delle montagne albanesi che abbiamo nel nord. Questa è una grande gioia e quindi anche una benedizione che io porto a tutti quanti gli abitanti di questo bel paese, anche un saluto da parte della nostra Chiesa che è in Albania, perché siamo in comunione Chiesa Cattolica, un saluto, ed è una grande gioia. Io ho detto a loro che sono qui proprio per essere in comunione, ma anche con tutti gli albanesi che domani a Gennazzano si incontrano, dove è attualmente anche lì, domani sarà il parroco della mia cattedrale, quindi siamo in comunione con gli albanesi cattolici in Albania, con tutti gli albanesi immigrati, la nuova generazione dagli anni 90 in Italia che si incontreranno domani a Gennazzano, e con questi con cui celebreremo l'Eucaristia, anche la festa oggi e domani, con i quali starò con gioia per comunicare questa grande esperienza del nostro popolo albanese, che è rimasto sempre fedele a Cristo, al Signore, alla fede, al Vangelo, al Papa, attraverso, lo posso dire anche dopo, attraverso la devozione alla Vergine Maria e poi anche a Sant'Antonio, perché no? Sono le due grandi ricchezze del popolo albanese che hanno conservato la fede cattolica anche nei tempi duri dell'Impero Ottomano,
e poi del comunismo, 50 anni di comunismo che ha veramente disumanizzato l'Albania. Lei è arcivescovo di Scutari, ha detto da tanti anni, ma l'Albania è un po' un mosaico di religiosi dovuto anche alla drammaticità della sua storia. Ci può dire quali sono le difficoltà nel vivere il proprio credo cristiano in Albania? Una bella domanda questa, ti ringrazio Clelia. Io sono vescovo dal 97, fui fatto vescovo prima di Reshen e di Lejja e poi nel 98 morì il mio predecessore, che fu condannato a morte, poi trasmutato in carcere a vita, e quindi fui fatto arcivescovo di Scutari dal 98, quindi sono già 14 anni quasi. Quindi, ed è un'esperienza, la domanda diceva, molto bella, perché attualmente la Chiesa, l'Albania è e può essere un modello ancora per l'Europa. E una delle cose belle che possiamo portare in Europa noi dell'Albania, cioè questa convivenza pacifica, buona convivenza tra il cristianesimo e gli aderenti al musulmanesimo. Siamo in pratica quattro comunità religiose, però si possono ridurre a due: cristiani siamo noi cattolici ortodossi, musulmani sono musulmani e più un settore chiamato Bektashi, cioè un ramo tipicamente albanese. Difatti in Albania è presente questo movimento e anche il centro mondiale. E quindi questa esperienza di vita insieme, io posso testimoniare questo, che sia quando ero a Lejja, ma anche quando siamo stati nel 97, che è stato l'anno, la chiamo, dell'abbazia nazionale, quando lo Stato è svanito, o anche nel periodo quando sono stati i kosovari, o altri periodi particolari, tipici di crisi, noi responsabili delle fedi in Albania abbiamo salvato lo Stato. Questo posso dire senza essere smentito. Tutto nel 97 noi abbiamo salvato lo Stato dal disfacimento con i nostri appelli, con le manifestazioni fatte insieme, ortodossi, musulmani, cattolici, ed è una cosa molto molto bella, interessante. Per cui dico che è l'esperienza positiva. Questo non vuol dire che il rapporto è sempre idillico, sarebbe una cosa assurda. Se anche una buona famiglia con tanti figli ci sono tanti problemi, immaginiamo la situazione con... Però fondamentalmente viviamo un'esperienza di collaborazione, anche di condivisione. Abbiamo fatto insieme a Scutari ultimamente, l'anno scorso per esempio, una cosa molto bella, un teatro della città, un cinema della città, abbiamo fatto un simposium sulla famiglia, dove siano cattolici, ortodossi, musulmani, abbiamo presentato i nostri valori tipici di ogni religione, quindi alcune cose culturali che facciamo insieme. Per cui come conclusione di questa domanda posso dire che è un'esperienza positiva, di collaborazione, di rispetto, di tolleranza costruttiva, non tolleranza negativa, il minimo indispensabile, questa accettare l'altro e godere che l'altro è quello che è. Importante è che si rispetti reciprocamente, questo sì, è fondamentale. Chiudiamo questo scambio di battute con una piccola curiosità che riguarda qualcuno che ci sta particolarmente a cuore. Come ha vissuto lei e la sua comunità religiosa la visita del Santo Padre Giovanni Paolo II, la prima visita di un Papa in Albania? Veramente non l'ho vissuta io, perché non ero ancora andato fisso in Albania. Però mentre quel giorno, interessante, il Papa era in Albania, 25 aprile, e io mi trovavo, sai dove? A Picciano, un santuario della Madonna vicino Potenza. È una cosa molto bella. Però poi è chiaro che quella visita ha determinato delle cose molto molto fondamentali. Un'esperienza, tanto è stato lui a consacrare i primi quattro vescovi, quindi a rifondare la gerarchia della nuova Chiesa rinata dopo il comunismo. E in quella cattedrale, poi io sono vescovo di quella cattedrale attualmente, il Papa Giovanni Paolo II mi ha consacrato vescovo, e proprio abbiamo vissuto, ogni volta che siamo andati a fare la visita del Libano, mi ricordo nel 2001-2002, lui era contentissimo di tutti i progressi che avevamo fatto come Chiesa. Ovviamente siamo una Chiesa nata sotto il comunismo, la Chiesa era vivente, chiaro. Tanti martiri abbiamo avuto, uccisi dai comunisti, una Chiesa viva,
nascosta, perché era proibito qualsiasi gesto pubblico di fede. E il Papa quel giorno, quando è venuto, ha messo in evidenza queste cose, e soprattutto ha fatto uscire fuori questa ricchezza, questa gioia, questo entusiasmo di una chiesa nuova, una chiesa rinnovata dal sangue di Cristo. E proprio per questo questa gioia, il 9 maggio ero anche io presente a Roma, non potevo non esserci, anche perché durante questi anni molte volte ho incontrato il Papa. Non l'ho incontrato quando ero in Albania, perché non ero ancora andato fisso missionario, sono andato missionario fisso lì in Albania da agosto 93, quindi sono quasi 18 anni, però l'ho incontrato tante volte a Roma, l'ho incontrato a Bagnaluca, quando venne a Bagnaluca nella Bosnia e Erzegovina, in tanti sinodi, tanti incontri, abbiamo fatto anche dei pranzi insieme, quindi ce l'ho nel cuore. Poi lui mi ha fatto vescovo e non potevo mancare quel giorno, mi sono anche molto emozionato, è chiaro, è un'esperienza molto molto bella. La Chiesa abbia ufficialmente dichiarato santo uno che ti ha fatto vescovo, e vuol dire che questo è anche un gran dono. Io mi ricordo sempre la frase, due cose molto belle, quando fui fatto vescovo nel 6 gennaio del 97, primo, mentre facevamo vari riti, dice: sei tu che vai in Albania? Quindi mi ha detto, voleva sapere, tra i 12 che eravamo lì, eravamo due che andavamo in Albania, voleva sapere chi è che aveva nel cuore l'Albania, che essendo dall'est anche lui sa cosa significava soffrire per mancanza di fede, libertà religiosa. E poi la parte, la consegna finale, lo Spirito Santo ti accompagni in questo nuovo cammino di vescovo. Sono le due parole molto forti che mi hanno sempre accompagnato. E però è una cosa molto importante, visto che ritorniamo un po' sulla Madonna, che può servire come testimonianza a voi carissimi ascoltatori. Vi ringrazio della pazienza con cui mi ascoltate, o la benevolenza. Cioè, noi stiamo qui per festeggiare Madonna del Buon Consiglio. Bene, l'ho detto anche al Papa diverse volte, ma anche al Santo Papa Giovanni Paolo II. Cioè, la storia del santuario di Madonna del Buon Consiglio, come la storia della Chiesa che è in Albania, la sua risurrezione, è uno delle testimonianze forti che Cristo è morto ed è risorto. Il santuario, costruito dai nostri padri, fu distrutto dopo l'anno in cui l'impero ottomano occupò Scutari, cioè 1468-70 più o meno. Due anni prima, provvidenzialmente, due famiglie, questa è la storia vera, due famiglie, De Angelis e De Sclavis, hanno staccato questa, proprio in previsione di questa triste sconfitta o occupazione dell'impero ottomano, hanno staccato l'icona e l'hanno portato via, ed è apparsa miracolosamente a Genazzano. Benissimo. Poi nel 1917, con la libertà, l'indipendenza, il santuario è stato ricostruito. Fu distrutto dai comunisti nel 67 e noi per la terza volta abbiamo ricostruito, quindi il terzo giorno Cristo è risorto, e noi per tre volte abbiamo, e lo potete poi godere, vedere dalle fotografie che vi ho mandato, che è una chiesa molto molto bella ed è un centro molto forte di spiritualità per il nostro popolo scutarino, la gente che ha sofferto tantissimo sotto il comunismo, ma che oggi con libertà e anche generosità e entusiasmo vive la fede e contagia con la sua genuinità chiunque viene in Albania. La ringraziamo per la pazienza e concludiamo con un saluto a tutti quelli che vedono questo video. Intanto vi auguro godete la libertà religiosa che avete, vi auguro di godere anche della festa della Madonna del Buon Consiglio. La Madonna del Buon Consiglio è una brava consigliera, ci dice sempre: fate quello che vi dirà Gesù. È la stessa cosa dico io, che facciamo sempre quello che ci dice Gesù e la Vergine, e certamente la gioia, la speranza, l'amore, anche nella fatica, fioriranno nella vostra famiglia. Questo è l'augurio, ma anche la mia benedizione. Grazie di cuore a voi. Terminiamo vi augurandovi ogni bene, soprattutto vi auguro una buona festa della Madonna del Buon Consiglio, e vi do la benedizione in albanese. Zoti qoft me ju, ju bekoft e hyjit mushtetis, ati Birin e Spiriti Sheit. Amen. Zoti undi boft e minuta kofshim. Qdo të mirë.